Buona domenica a tutti da parte di Massimo Barchiesi, che vi parla grazie alla collaborazione tecnica di Alessandro Rosi. È appena iniziata Juventus Bologna, l'anticipo delle 12:30, ultima giornata del girone d'andata. Juventus che dopo la brusca frenata delle milanesi ha la possibilità di riavvicinarle, in questo momento occupa la sesta posizione con 33 punti e a meno 10 dal Milan, ma ricordiamo che la Juventus deve recuperare la partita con il Napoli. Il Bologna invece naviga a vista, è ancora relativamente a distanza rassicurante dalla zona salvezza, 20 punti con 6 di vantaggio su Cagliari e Torino, che occupano la terz'ultima posizione. C'è Musabarro che vola in area di rigore, Musabarro dribbling a rientrare, poi subentra Dykes, pallone in mezzo, Chiellini ha salvato tutto perché c'era Soriano liberissimo solo davanti a Szczęsny e con un leggero tocco ha impedito la conclusione dell'ex giocatore di Sampdoria, Empoli, Villarreal e Torino, che era veramente a due passi dalla porta. Intervento decisivo di Chiellini, opportunità importante per il Bologna. Artur dalla distanza, deviazione, rete, Juventus in vantaggio al quarto d'ora dal possibile vantaggio del Bologna, si è passato al vantaggio della Juventus con la conclusione da fuori area di Artur. C'è stata netta una deviazione che ha completamente spiazzato il portiere Skorupski e dunque la Juventus sblocca il risultato al quarto d'ora di gioco con la conclusione da fuori di Artur. Un bel tiro che però, ripeto, è stato deviato in maniera peraltro anche decisiva. La deviazione è stata, se non sbaglio, di Schouten e dunque la Juventus si è portata in vantaggio al quarto d'ora. Il primo gol in campionato con la maglia della Juventus di Artur, Juventus 1 Bologna 0. Eh sì, Bologna che è stato, possiamo dire, davvero sfortunato, nel senso che ha subito la rete sul ribaltamento di fronte, ha sfiorato la rete, Chiellini provvidenziale su Soriano, quando Soriano era all'interno dell'area piccola bianconera avrebbe potuto battere Szczęsny senza difficoltà. Ripartenza fulminante della Juventus e Artur che ha dato la conclusione, dobbiamo dire, non con grandissima potenza, davvero decisiva la deviazione di Schouten che ha completamente spiazzato Skorupski. Quindi Juventus che con un po' di fortuna si porta in vantaggio in questa partita. E dunque Juventus in vantaggio, la rete di Artur, una conclusione da fuori da circa 27-28 metri, probabilmente l'avrebbe presa Skorupski, mi è sembrato abbastanza centrale come conclusione, ma è stata decisiva la deviazione di Schouten e dunque il vantaggio della Juventus. Ancora McKenny, va via Danilo, occhio alla Juventus, c'è Bernardeschi, prova il pallonetto ma sbaglia completamente, pallone alle stelle e qui ha cercato la giocata spettacolare, ha provato il cucchiaio Federico Bernardeschi, riuscito malissimo, pallone nettamente alto. Juventus vicinissima al gol del 2-0 al 18esimo. Torniamo a Juventus Bologna al calcio con Massimo Barchiesi e Tallia. Grazie Emilio Mancuso, siamo al 28esimo con la Juventus in vantaggio per 1-0. Skorupski, grandissimo protagonista, mentre Emilio Mancuso parlava poco fa, un minuto fa esattamente, due prodezze, prima su Cristiano Ronaldo che ha calciato dal limite sulla ribattuta e qui veramente si è superato ancora di più l'estremo difensore polacco del Bologna, sulla ribattuta ha respinto la conclusione a botta sicura di Bernardeschi. Ancora Orsolini, punta all'avversario, va all'indietro De Silvestri, cross basso intercettato senza problemi da Bentancur, poi qui c'è un intervento irregolare, pallone che sfila, contropiede Juventus, liscio a centrocampo, parte Quadrado, va Ronaldo sulla sua destra, ancora Quadrado, area di rigore, può calciare alto, clamorosa opportunità fallita dalla Juventus, era ormai arrivato a tu per tu con Skorupski che velocemente aveva arretrato la propria posizione, è arrivato in area di rigore Quadrado e va calciato sul fondo da distanza ravvicinata con Ronaldo che si lamenta per non aver ricevuto il pallone, ma in realtà Quadrado e con il movimento Ronaldo aveva creato il buco per il suo compagno di squadra che ha calciato, era più facile segnare che sbagliare ad onor del vero. Al 32esimo 1-0 per la Juventus che si è divorata il raddoppio. 40 minuti 10 secondi, Juventus 1 Bologna 0, ma poco fa Bologna vicinissimo al pareggio con la conclusione di Soriano che è terminata di un soffio al lato con Szczęsny immobile. Bernardeschi per Quadrado, guarda i compagni, parte il cross, Skorupski
riesce a intervenire e impedisce a McKennie di deviare il pallone a mezzo metro dalla linea di porta. Ancora decisivo Skorupski sul cross di Cuadrado, che ha visto il solito McKennie liberissimo sul secondo palo. Ancora una volta Skorupski, il migliore in campo fino a questo momento, di gran lunga, decisivo 1-0 per i pluricampioni d'Italia. Parte il cross di Bernardeschi, McKennie, pallone di poco alto, e qui l'ha accompagnata fuori con lo sguardo Skorupski. Seguiamo il Bologna con Scouten, parte il cross, attenzione, quasi autogol di Cuadrado, miracolo di Szczęsny che se la ride, beato lui, ma se l'è vista bruttissima Szczęsny sul cross di Scouten dalla destra. Intervento maldestro di Cuadrado, sarebbe stato un gran colpo di testa nella porta avversaria sicuramente, lo è stato nella propria porta, e qui Szczęsny si è letteralmente superato. Una prodezza da parte di Szczęsny sul quasi autogol di Juan Cuadrado. Barro alla meglio su Cuadrado che va giù, lascia giocare l'arbitro, ancora Barro, area di rigore, Barro converge, sì, destro Szczęsny. Insomma, un Bologna partito fortissimo in questo avvio di ripresa. Sansone dopo un pallone recuperato da Svanberg, vediamo Scouten, zona tiro, ecco Scouten, l'olandese che apre per Orsolini, punta Danilo, Orsolini col sinistro, tiro Szczęsny, ancora lui, e poi Sansone va vuoto nel tentativo di tap-in. Aveva piazzato benissimo il pallone sul secondo palo Riccardo Orsolini, ma Szczęsny è stato bravo a distendersi e conferma l'estremo difensore juventino di attraversare un gran momento di forma. È stato decisivo già in occasione della vittoria della Juventus nella Supercoppa italiana, della finale contro il Napoli in settimana, e anche oggi si sta rivelando a questo punto direi il migliore della Juventus. Pallone per Soriano in posizione centrale, allarga bene Sansone, il sinistro sul fondo, altra occasione per il Bologna. E sono un po' troppe a questo punto per la Juventus subire tutte queste occasioni in soli 14 minuti dall'inizio della ripresa. Ha provato con il sinistro, l'intenzione probabilmente era di sorprendere Szczęsny in diagonale, ma ha impattato male il pallone, svirgolandolo anche un po' Sansone, pallone stesso che si è perso a fondo campo. Recupera palla la Juventus, Arturo Bentancur, poi bene per McKennie che apre benissimo per Cuadrado che arriva velocissimo da la retrovia, chiama palla Ronaldo, Cuadrado ci riprova e Skorupski dice nuovamente no. Toccato il primo pallone Morata, ancora Morata sull'assist di Cuadrado, chiude bene a terra Szczęsny in calcio d'angolo, subito Alvaro Morata protagonista e in evidenza, molto bravo stavolta Cuadrado, un gran filtrante per l'ex Real Madrid che ha cercato di far passare il pallone sotto le gambe di Skorupski che ha respinto in calcio d'angolo. Quinto tiro dalla bandierina in favore della Juventus, alla sinistra di Skorupski, va Cuadrado con il destro, sono in sette addirittura della Juventus in area di rigore. Cuadrado, parte il cross, McKennie, colpo di testa e rete, il raddoppio della Juventus, il texano firma il gol del 2-0 e fa il segno della spada. Juventus 2, Bologna 0 al 26esimo della ripresa. Perfetto l'inserimento di testa di McKennie sul calcio d'angolo, nulla da fare in questo caso per Skorupski, e la Juve possiamo dire che trova la rete del 2-0, la rete della virtuale sicurezza, almeno un tempo si diceva così, nel momento migliore per i rossoblù. E appena un minuto dopo l'ingresso in campo di Morata, Morata che ricordiamo aveva originato il calcio d'angolo con quell'inserimento preciso che aveva costretto Skorupski alla parata e al calcio d'angolo. Quindi Juve che si porta sul 2-0, Juve che diciamo così riesce a dare concretezza alla superiorità espressa nel primo tempo nel momento migliore da parte degli avversari. Texas Boy, come lo chiama Cristiano Ronaldo, ha fatto centro per la terza volta in questo campionato, il gol del 2-0, vedremo se sarà il gol che chiude la partita. Fatto sta che è un gol certamente molto molto importante, ma le premesse c'erano, perché la Juventus su ordine immagino di Pirlo ha mandato all'interno dell'area di rigore parecchi giocatori, erano in sette, l'ha riempita nel modo migliore direi, come vuole il suo allenatore. Vedremo un po' se la Juventus giocherà con più scioltezza in questo finale di partita dopo il raddoppio realizzato pochi minuti fa
esattamente al 22esimo da Weston McKennie. Ancora Ronaldo, siamo ai 16 metri, Ronaldo contro Tomiyasu che lo porta al largo, ancora Ronaldo col mancino, parte il cross interessante, ancora McKennie, ancora Skorupski per un soffio, è andato vicinissimo alla doppietta personale. McKennie che ha calciato al volo addosso a Skorupski, ancora la Juve, quadrato, parte il cross, sempre lui McKennie, cerca l'anticipo, pallone che si impenna, angolo in favore della formazione di Andrea Pirlo, angolo numero 6. Angolo numero 6, vai Italia. E possiamo dire a questo punto che l'americano sta togliendo idealmente da Szczęsny la maglia del migliore in campo, non solo per il gol ma per i suoi inserimenti, per la sua capacità di creare pericoli costantemente nella difesa avversaria. Insomma, se la gioca con Szczęsny per la maglia del migliore in campo della Juventus. Ha pescato un gran bel jolly la Juve con McKennie, davvero, che ottimo centrocampista, ma si fa valere anche sotto porta. Occhio a Rabiot e Skorupski, devia il pallone in calcio d'angolo, Juventus vicinissima al 3-0. Gran parata ancora di Skorupski che ha deviato in corner il tentativo con il sinistro da parte del francese, che era riuscito anche a vincere il rimpallo, pallone che ha scheggiato pure il palo tra l'altro sul sinistro di Rabiot. Ancora quadrato che ha fiato da spendere in questo finale 1-2, che si chiude, quadrato, area di rigore, occhio al movimento di Ronaldo, Ronaldo in area, Ronaldo, Skorupski, miracolo, ancora Skorupski che insomma oggi veramente ha salvato il Bologna, perché poteva incassare almeno 4-5 gol la formazione di Sinisa Mihajlovic. E dunque sul rinvio di Szczęsny credo che si potrà concludere il match dello Stadium, vinto dalla Juventus per 2-0, un gol per tempo, Arturo al quarto d'ora, McKennie al 26esimo della ripresa. E così è, termina la partita. Ringrazio Stefano Tallia per aver collaborato con me in cronaca, grazie Stefano. E grazie anche ad Andrea Montone che mi ha assistito nella parte tecnica. Che salutiamo e ringraziamo anche qui da Saxa Rubra. Grazie anche ad Alessandro Rosi e a Stefano Ossiani che si sono succeduti alla parte tecnica qui a Saxa Rubra. È tutto per Juventus Bologna, con la Juventus che ha battuto il Bologna per 2-0.